Questa sera ospite dei nostri studi il consigliere in quota Fratelli d'Italia, città di Castello, Andrea Lignani Marchesani. Buonasera. Ben trovato. Quella che è stata l'approvazione del bilancio per quanto riguarda l'amministrazione Bacchetta. Ci sembra un bilancio di attesa, è giusto, Lignani? Ma è un bilancio rigido, un bilancio che non può fare nuove proposte, un bilancio che di fatto ha abolito quelli che erano forse stanchi riti, indubbiamente, ma che rappresentavano comunque un contratto con la città. Si è visto bene di non incontrare le consulte, si è visto bene di non incontrare i territori. Erano riunioni partecipative, tra l'altro anche previste dai regolamenti. Si è voluto soprassedere e posso anche comprendere, c'era ben poco da dire da un lato e dall'altro bisogna anche dire che la gente è stanca di queste false partecipazioni, cioè andare per doversi sentire della autocelebrazione, della propaganda non è proprio il massimo per trascorrere una serata dopo una giornata di lavoro o dopo una giornata di problemi. Senta Lignani, lei pone l'accento su un problema che però noi riscontriamo sempre in campagna elettorale. Mi spiego meglio. In campagna elettorale si tende a partecipare molto, riunioni su riunioni, per cercare di tastare il polso, oserei dire la pancia dell'elettorato. Poi dopo, di fatto, con l'insediamento di qualsiasi giunta, tutto questo sembra scomparire. C'è da far di conto con la ragioneria centrale, perché ci sono dei paletti e ci sono dei limiti, però quello che si evince è questo: non c'è più una visione di programma, quando invece il bilancio dovrebbe, mi corregga se sbaglio, dare, no, impulso a qualche strategia innovativa. Questo a Città di Castello sembra mancare da qualche anno. Ma di fatto la partecipazione si è sostituita con i circenses, ovvero farsi vedere ai veglioni, farsi vedere alle cene delle varie associazioni, e lì bene o male uno incontra chi deve incontrare, i vari potentati, i vari capi bastone e quant'altro. A onor del vero questi bilanci hanno poco da dire perché dover fare i conti con nuove regole di contabilità che sono estremamente complesse ed anche estremamente rigide, rendono difficile poter trovare nuove risorse a meno che non escano fuori situazioni ad hoc. Penso infaustamente ai terremoti o penso alle scadenze settennali dei nuovi bandi europei. Ma fuori da questo veramente c'è ben poco. Anzi, la città di Castello sono delle aggravanti in questo caso, perché si sono create delle partecipate solamente per aggirare quelli che sono vincoli ormai chiari ed evidenti per qualsiasi situazione. Si usa SOGEPU anche per fare propaganda, per fare pubblicità, per erogare contributi ad associazioni pro loco o a professionisti vari, quando questo verrebbe tassativamente vietato se non ci fosse questo tipo di partecipata. Per Polisport addirittura è anche peggio, si millantano bilanci in pareggio quando addirittura si deve ripianare ogni anno varie situazioni di debiti pregressi e di crediti non riscossi. Infatti è kafkiano che tra i vari aumenti che sono stati proposti in questo bilancio, perché non è vero che c'è un costo zero per i cittadini, c'è anche da settembre, non da adesso a dire la verità, l'aumento delle tariffe per usufruire degli impianti sportivi. Ma vorrei capire, il povero Cristo che va a nuotare, che va a giocare a tennis, dovrà pagare di più. Varie società che non hanno mai pagato di questi aumenti magari se ne possono altamente fregare. Quindi, ecco, su questo bisognerebbe darci un occhio. Con l'artificio delle partecipate si fa a meno di dover rispettare dei vincoli che altrimenti sarebbero.